Sarà la mia decima Pasqua senza poter celebrare messa e questo mi fa soffrire molto. Queste le parole di padre Fedele Bisceglia, accusato di violenze sessuali ai danni di una suora. Padre Fedele ha tenuto una conferenza stampa in pubblico per chiedere al vescovo di Cosenza di metterlo a confronto con la sua accusatrice. 10 anni sono molti e quindi io mi confesso in chiesa. La mia confessione va direttamente alla chiesa cosentina calabrese in modo particolare, perché 10 anni sono troppi. Qui non si tratta che siamo in pallo padre Fedele con una laica, padre Fedele con una religiosa. Quindi chi è di competenza, chi è responsabile della chiesa deve assolutamente rispondere ai miei appelli. C'è un sacerdote che, reo confesso, è stato condannato per le vicende dell'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello, ha detto padre Fedele, eppure dice messa. Io che mi professo innocente e sulle mie vicende giudiziarie anche la Cassazione ha avuto da ridire, sono stato sospeso ad divinis, senza un processo canonico e non posso celebrare. Con me si sono comportati meglio i giudici civili, ha detto il religioso, che poi ha ricordato di essere accusato di 6 stupri, di cui 2 di gruppo, e che avrebbe ricevuto centinaia di migliaia di euro per far partecipare anche altre persone, ed è stato accusato anche di aver messo incinta una ragazza camerunense. Ma le prove parlano sempre a mio favore, dice padre Fedele. Io vivo in povertà e ogni mio avere, com'è dimostrabile, va ai poveri. Non posso pagare neanche i miei avvocati, e invece sono loro che mi portano ogni ben di Dio, che io poi giro ai poveri della città. Io non posso vivere più senza il mio sacerdozio. Chiamate la suora in un confronto anche all'aperto, dappertutto sono disposto, perché 10 anni sono troppi.